Allora, sono gassatissima perché mi è appena arrivato il pacco del profumo che avevo ordinato della stilista Renata Pruneta. Niente, ci tenevo a farvelo vedere perché è arrivato poi tra l'altro in tempi velocissimi, sono stracontenta. Niente, questo è il pacco e quindi ecco con il logo, no? Anche suo caratteristico, quindi adesso vado ad aprirlo, non vedo l'ora, anche perché insomma Renata Pruneta la conosco come stilista, era un pezzetto che aspettavo l'uscita da questo profumo e finalmente arriva il momento, quindi eccoci qua. Ecco, allora viene così, quindi ci sono tutte le palline, queste tipo di insomma robe gommose che proteggono bene il contenuto, perché naturalmente essendo un perfume penso sia un po', ecco, delicato, no? Ci sarà del vetro dentro, forse, non lo so. Ecco, adesso abbiamo fatto. Ah, carino. Allora, aspetta, fammi mettere questo da parte e rimettiamo le palline gommose finché non finiscono dappertutto nella scatola. Allora, eccolo qua. Poi tra l'altro, ma questa è un'idea veramente bella, perché guardate, c'è un ciondolino, questo non me l'aspettavo per niente, un ciondolino che tra l'altro, vedi, se può praticamente mettere su una catenella, su un braccialetto, carino, viene tutto impacchettato, è integro, quindi non ci sono, insomma, è tutto perfetto. Allora, c'ha questa picetta che adesso non lo voglio rompere, ma tanto non si rompe, va bene. Allora, adesso tolgo la targhetta. E quindi viene in questa confezioncina, eccolo il ciondolino, quindi adesso mi ci sta pure bene, insomma, con quello che porto. E poi c'è la carta dorata in pandan. Ah, beh, carino. Praticamente viene all'interno di questa scatoletta, c'è della carta dorata e poi ecco viene in questa bustina perfettamente chiuso e protetto. Ma quanto mi piace, perché sono delle piccole cose, dei particolari che mi piacciono tanto sempre, insomma, con questa stilista è sempre una garanzia perché mette un dettaglio, un particolare sempre che a me fa impazzire. Allora, vedete? Viene praticamente con questo specie di ricamo, non saprei nemmeno bene come definirlo perché non sono del mestiere, quindi tipo una nappina. Ecco, c'è una catenellina, non so se si vede, e poi qua c'è la R, insomma, di Renata Pruneta, la RP. Adesso vado ad aprirlo. Oh, ma già si sente. Il profumo è una cosa un sacco personale, no? E quindi magari lì per lì uno è titubante, però in realtà io mi sono trovata bene sempre con la merce che ho acquistato da lei, praticamente. Con quella versatilità, con quella cura di particolare che ci mette sempre, a me mi sembrava insomma che poteva essere buono, anche perché io vado sempre alla ricerca delle cose insomma con qualche particolare, non mi piace uniformarmi, non mi piace essere quelle che sono tutti. Adesso lo provo, la fragranza è buonissima, dovete assolutamente provare. Sentite? Allora, adesso ne metto un pochino qua, anche perché lo sapevo che era arrivato perché mi avevano avvisato da casa, quindi non ho portato il profumo. Mi sa che si fissa bene. Insomma, non c'è modo che ti metti questo profumo e non si gira qualcuno, ti chiede dove l'hai acquistato, perché una fragranza tra, c'è molto da donna, non, ecco, non è una fragranza tipo per ragazzina, proprio,
Una fragranza da donna, da consapevolezza. Guarda quanto mi piace. Mi sa che dura anche parecchio. Eau de parfum. Redress. Buona. Grazie per l'invio, veloce. Ciao Renata.